and shake it right now. It all up, yo, so let's go beat. Not to call no damn attention, but for me frustration. So, it goes there, but you're gonna solve that. Lose it, you can get your body. Ecco l'Istituto Santa Luciana, costruito nel cuore di una fitta foresta, isolato dal resto del mondo. Per svelare le oscure trame che si intrecciano in questa scuola d'élite per ragazze di buona famiglia, Meg si finge una nuova iscritta e avvia la sua missione da infiltrata. Durante la notte, Meg salva Yoko mentre tenta il suicidio gettandosi dal tetto. La ragazza appare terrorizzata da qualcosa che si nasconde nella scuola, qualcosa di molto potente e misterioso. All'origine di tutto sembra esserci lo Ishutar Club, costituito da pochi membri eletti tra le studentesse. Invitata nel club, Meg ne conosce il capo, Angelique. Una giovane tanto bella quanto fredda e autoritaria, e sospettando di lei, inizia un'indagine più approfondita. Ma all'improvviso appare un'inquietante creatura avvolta in un mantello che assale Meg. Allora, da dove è saltato fuori quel maledetto? Non ne ho la minima idea. Non l'ho mai visto. Sembra che questa non sarà una tranquilla indagine di routine. La cosa si sta facendo interessante. Io non la trovo affatto interessante. Anzi, voglio andarmene via. Nessuno mi ha avvertito che c'era un mostro. Poteva anche ammazzarmi! Da oggi ci sono anch'io con te, Meg. Davvero? Sì, la situazione è troppo rischiosa per restare da sola. Sì, però, Joe, la divisa della scuola non ti dona. Oh, tu dici? Ragazze, vi presento la vostra nuova compagna, Joe Carpenter. Joe ha vissuto per diversi anni all'estero a causa degli impegni di lavoro di suo padre diplomatico, ma ora, in previsione dell'esame di ammissione al prossimo anno, è rientrata in patria. Sai, sto pensando a Joe. Chissà come va il suo primo giorno da studentessa. Bene, a parte la divisa col fiocco e il colletto inamidato. Non le donava affatto. Certo, certo. Sì, ho capito. Vi ringrazio molto. La figlia del dirigente della Bailana è risultata intossicata da sostanze allucinogene. I medici sospettano che le abbia assunte quotidianamente. Fra queste droghe ne è stata isolata una particolarmente dannosa per le cellule del sistema nervoso. Dicono che produca una specie di trance. Ma allora, Joe... Esatto, Amy, bisogna avvertire le ragazze di non consumare i pasti della scuola. Quindi, Chloe, avrai parecchio da fare quando tornano. Sei pronto? Certo. Joe non mi preoccupa, ma Meg riuscirà a trattenersi. Grazie, signore, per il cibo che anche quest'oggi hai fatto in modo che comparisse sulla mia tavola. Bene, adesso che ho fatto il mio dovere, posso anche gustarmi la colazione. Buon appetito a tutti! Ferma, Meg, questa roba non si mangia. Cosa? Sei fuori di testa! Ma se già con quel poco che mi danno in questa mensa ho perennemente fame. Vuoi forse vedere mostri che non esistono? Che cosa? Allora la figlia del tizio della Bailana aveva le allucinazioni? Pare proprio di sì, a quanto mi ha detto Amy. È pazzesco.
Quindi tutte le studentesse che mangiano qui sono in pericolo. Oh, buongiorno, Megumi. Yoko. Bene, vedo che ti sei seduta accanto a Joe. Siete già diventate amiche. E sì che siete in classi diverse. Ecco... Sì, ma sai, tra nuove arrivate ci si intende. E poi Joe è veramente una simpaticona. Bene, mi fa piacere sentirlo, visto che le amiche di Megumi sono anche le mie amiche. Ah, sì? Ma come? Non avete mangiato niente. La messa sta per chiudere. Oh, ecco... Sai com'è? Oggi non ho per niente fame. Oh, davvero? Vedi, insomma... Il fatto è che Meg è a dieta. Dieta? Ma io veramente... Devi esserti abbuffata un po' troppo negli ultimi tempi e si nota. Sai, Joe, Meg aveva ragione, sei davvero simpatica. Quasi quasi mi metto a dieta anch'io, ne ho bisogno. Scusate, ragazzi, un attimo di attenzione. Stamattina qualcuno si è introdotto di nascosto nella nostra sala e ha messo tutto sottosopra. Ciò è assolutamente contrario alle regole dell'istituto. Un diavolo maligno si è introdotto nel nostro territorio. Dobbiamo smascherarlo. Ma chi può, ci credo? Ma che, non è possibile. Un diavolo maligno. Quella esagera sempre, è davvero insopportabile. E poi li hai visti i guanti? Li ha messi apposta per nascondere la ferita che le hai fatto tu, Joe. Il suo comportamento è davvero sospetto. Chissà che cosa trama. Ma appena riesco a scoprire chi è veramente quella presuntuosa, vedrai cosa le faccio, cara mia. La riduco in briciole! Megumi. Oh? Ti dispiacerebbe venire con me? Avremmo delle cose importanti da chiederti. Mi dispiace, ho già un impegno. Devi andare. Eh? Tu sei pazza. Aia! Ti ho detto di andare. Va bene, ma mi avrai sulla coscienza! Dimmi, di dove sei originaria, Megumi? Cosa? Io venire da pianeta Terra? Sto scherzando! Vedo che sulla pratica del tuo trasferimento è riportato che provieni da Okinawa. Certo, da Okinawa, ma tu come fai ad avere quei documenti? Ah, anzi no, scusa, ho sbagliato a leggere. Qui in realtà c'è scritto che vieni da Hokkaido. Non è così, tesoro? Oh, certo, è vero. Sai, devo essermi confusa. Davvero? Che coincidenza. Anch'io mi sono confusa, non vieni neanche da Hokkaido. Ho capito. Ti stai divertendo a prendermi in giro, ma io non ci sto. Devi dirmi esattamente che cosa vuoi da me, Angelique. Va bene. Se vuoi, sarò molto chiara. Che intenzioni hai? Guarda che io non mi spavento per così poco, bella! Ehi, fa sul serio? Angelique, lasciala andare immediatamente! E se ti stessi sbagliando sul suo conto, ti assumi tu ogni responsabilità? Sbagliando? Stamattina Megumi era a passeggio insieme con me nel cortile interno, di conseguenza non può essere lei la colpevole. Spero che a me tu creda, o forse hai qualche dubbio. Ti ringrazio per avermi aiutata, Nadeshiko. Figurati. Quelle ragazze a volte sono un po' esagerate, bisogna tenerle a freno. E poi era mio dovere darti una mano. Dopotutto io e te siamo complici, nascondiamo lo stesso segreto, giusto? Ma ora lasciamo perdere. Tra poco c'è la lezione di nuoto per le ragazze di prima. Cerca di non fare tardi. D'accordo, e grazie ancora, Nadeshiko. E mi raccomando, cerca di non fare tardi neanche tu, eh? Oh, Joe, ma... Che cosa stai facendo? Niente, Meg. Senti, non dovevi intrometterti tra me e Nadeshiko. Ma qui non c'è nessuno. Cosa? Non capisco, e Nadeshiko dov'è finita? Quell'arrogante di Angelica si crede furba, ma non si immagina con chi ha a che fare. Io non sono certo il tipo che si spaventa per i suoi stupidi scherzi. Ehi, mi stai a sentire o no? Joe, ti sei cambiata? Eh? Ma quelle sono le mie preferite! Davvero? Io me ne sono infilata un paio a caso tra quelle che ho trovato. E per te è una cosa normale mettersi le mutande degli altri? Le mutande non sono in comune come il resto. Toglile!
È quello che stavo per fare. Allora sbrigati! Ma che cavolo fai? Non vedi che ci stanno guardando tutte? Oh, non dirmi che per te è un problema. Giri sempre mezza nuda. Non giro mezza nuda. Quella è la tenuta che mi è più comoda. Va tutto bene? Sono stanchissima, eppure ho nuotato con tutta calma. Devo essere ingrassata davvero. Mi sento così pesante. Oh no! Megumi! Joe! Stai zitta e fai finta di niente, se non vuoi trovarti di nuovo in guai seri. Adesso che cosa facciamo, Joe? Tu avvisa Sei con questo. Dille che nella piscina della scuola c'è un piranha un po' troppo cresciuto. Per me, vai subito al trailer! Sì, sì, volo! È uscito dall'acqua e ha fatto quel caso orribile! Cosa stai dicendo? Non capisco quello che dici. Cerca di calmarti e spiegati bene. Nella piscina c'è un piranha! No, anzi, un mostro famelico! Le studentesse sono diventate degli zombie e mi hanno attaccato! Ma Joe è riuscita a liberarmi! Io sono uscita a chiedere aiuto, però lei è ancora là dentro! Fate qualcosa! Meg, hai detto che è comparso un mostro! No, di nuovo! Non riuscirai a sfuggirmi. Liberatemi! Toglietemi da qui! Maledette! Anche tu sei stata prescelta. Il mio compito era quello di sorvegliarti. Assolvendolo sono stata perdonata e sono potuta tornare qui. Ma questa è la zuppa della mensa. Sta zitta e mandala giù. Tutto si è svolto secondo gli ordini. Dimmi chi sei veramente e che cosa sei venuta a fare qui. Ecco.
Ecco, io... Io una volta vivevo... Sì, vivevo a New York. E poi continua. Poi un giorno ho incontrato Joe. Joe? Stai parlando della nuova arrivata? Sì, proprio lei. All'apparenza Joe può sembrare una ragazza tranquilla, ma quando si arrabbia nessuno riesce a fermarla. Adesso basta! Non tollererò ulteriori violenze! Mi hai già procurato una ferita molto dolorosa. E la pagherai per questo! Hai visto? È lei la mente del gruppo e domina tutte le altre. No! Grande Nadeshiko, ti portiamo in un luogo sicuro. Sì. Joe! Non sparare! Deve essere manovrata da qualcuno. Non la puoi uccidere. E sentiamo, tu che cosa proponi? Non ne ho idea. So soltanto che dobbiamo salvarle. Coraggio, ci siamo quasi. Maggie, è tutto inutile finché non ammazziamo quella. Aspetta! Maledizione! Ormai ha perso del tutto l'autocontrollo. La mutazione è completata al 100%, senza nessuna possibilità di inversione. Non perdetela di vista. È una nostra creatura, può esserci ancora molto utile. Meg, sei tu? Oh, Joe! Grazie al cielo sei salva! Mi hai fatto prendere uno spavento! Hai sparato tu a quel coso? Sì, avevi ragione tu, Joe. Purtroppo non c'era altra soluzione. Per te, carini, vero? Ti ringrazio di cuore, Megumi. Il tuo aiuto è stato prezioso. Figurati, ormai questa brutta storia è finita. Quindi cerca di rimetterti presto. Senti, dimmi una cosa. Noi due possiamo continuare ad essere amiche? Ma certo, che domande! Appena sarai guarita, ce ne andremo a spasso insieme e ci divertiremo un sacco. Sì. Joe. Ho
Ho paura che non rivedrò Yoko. Sei ha detto che l'Istituto Santa Luciana è stato definitivamente chiuso. Ma come avrà fatto Nadeshiko a trasformarsi in quell'orribile mostro? Purtroppo è caduta vittima di persone senza scrupoli. Non capisco come si fa ad essere così crudeli. Spesso gli uomini deboli diventano schiavi dei demoni che hanno dentro di sé. Oh. Eh? Scusa, ma cosa vuol dire? Non ci ho capito un accidente. Ehi, Joe, aspettami! Quanta fretta! Alcune ragazzine vengono rapite da un corvo gigantesco. Spetterà a Joe e alle altre il compito di affrontare questo spaventoso messaggero delle tenebre nella prossima puntata di Burst Angel, Cielo Nero.